Noi siamo sicuramente un paese fortunato. Le bellezze naturali di Porto Cesario sono tante e non tutti i posti hanno la possibilità di godere di queste meraviglie. Al di là di questo, diciamo che Porto Cesario in questi anni, anche se è un comune abbastanza giovane, un comune che ha compiuto quest'anno 38 anni, quindi giovanissimo possiamo dire, ha avuto un grosso sviluppo turistico e economico, ma in questi ultimi tempi ha, diciamo, volto il proprio sguardo verso quello che è l'interesse ambientale sul territorio. Siamo fortunati, oltre ad avere queste bellezze naturali di cui vi dicevo prima, anche perché abbiamo la possibilità di avere una bellissima area marina protetta, è la terza in Italia, e un parco regionale. Due strutture molto importanti che hanno una loro nicchia anche per quanto riguarda il turismo, e si aggira intorno al 14-15% delle presenze turistiche che ci sono durante l'anno qui a Porto Cesario. E perché venire a Porto Cesario? L'ho appena accennato: mare pulito, ma le cosiddette Maldive d'Italia, delle spiagge bellissime, le dune, e quindi anche queste altre strutture, quale ripeto l'area marina protetta e il parco regionale, che danno un qualcosa in più a questo territorio. Ci stiamo lavorando intensamente, abbiamo adottato da poco un nuovo piano urbanistico generale che proprio è riferito alla salvaguardia dell'ambiente. E attraverso questo nuovo piano urbanistico generale noi vogliamo preservare le nostre bellezze, che in alcuni casi sono state deturpate, e vogliamo dare una nuova linfa per quanto riguarda lo sviluppo ambientale, lo sviluppo sostenibile sul nostro territorio. Basta arrivare a Porto Cesario, dare uno sguardo sulla costa e si possono vedere quelle che sono le torri costiere disseminate su tutto il territorio. Ce ne sono diverse, alcune diroccate, tipo Torre Castiglione, che è quella al confine con la provincia di Taranto, ma altre invece che sono in un buono stato, come la Torre Cesaria, quella presente all'interno dell'abitato di Porto Cesario, che è al momento sede della Guardia di Finanza, quella ristrutturata qualche anno fa a Torre Lapillo, che è anche centro del CEA comunale, dove sono presenti anche alcuni laboratori dei bollenti spiriti, e poi una nuova torre che è in fase di restauro, Torre Chianca, che è una bellissima torre che servirà da museo, quindi sarà uno dei musei presenti sul territorio a Porto Cesario, perché oltre a questa torre che verrà adibita quando sarà terminata la struttura a museo, c'è anche la stazione, museo stazione di biologia marina, che è all'interno dell'abitato di Porto Cesario, dove ci sono diverse cose da vedere, tra cui una famosissima raccolta di conchiglie del Mediterraneo. Quindi a Porto Cesario si può venire per tanti motivi. Al di là di quelli che possono essere dei motivi, se possiamo definirli banali, qual è la gastronomia, no? Che è fondamentale, a Porto Cesario c'è il nostro pesce, il pesce povero che è stato valorizzato a Porto Cesario, che è valorizzato dall'area marina protetta, che è stato valorizzato dall'amministrazione attraverso una delibera comunale che ha incentivato il pesce a chilometro zero. Quindi al di là della gastronomia, che è molto importante, però ci sono tante altre strutture da valutare, e per cui una vacanza a Porto Cesario sarebbe una vacanza, possono definirla una vacanza completa. Thank you.
L'area marina protetta Porto Cesareo è un parco nazionale, è stato istituito nel 1997 con decreto del Ministero dell'Ambiente. Dal 2001 è gestito da un consorzio di enti pubblici formato dal Comune di Nardò, Comune di Porto Cesareo e Provincia di Lecce. Perché l'area marina protetta Porto Cesareo è la terza area marina protetta più grande d'Italia e inizia da località Torre Serraglio, che è il confine sud, fino a Punta Prosciutto. Sono 32 km per quasi 17.000 ettari di mare. È un territorio molto particolare, è noto che è una costa molto bassa, frastagliata, con insenature sabbiose, ed è caratterizzata quindi da questa forte concentrazione di emergenze ambientali che necessitano di un maggior grado di tutela, e questo è l'obiettivo principale quindi dell'ente parco: tutelare l'ambiente, tutelare la biodiversità, ma consentire anche uno sviluppo ecosostenibile del territorio. È impossibile poter tutelare l'ambiente, la naturalità blindandola, non concedendo l'accesso dell'uomo. Il primo a voler l'istituzione di un'area protetta qui a Porto Cesareo fu proprio il professor Pietro Parenzan. Oggi gli è dedicato un museo e stazione di biologia marina qui a Porto Cesareo. Questo naturalista vecchio stampo si trasferì qui negli anni 70-80 e ha condotto importanti studi sui fondali del tratto di costa qui a Porto Cesareo, e già all'epoca quindi aveva messo in risalto la concentrazione di differenti habitat, quindi un'elevata biodiversità di questi fondali, che necessitavano quindi una maggior tutela e l'istituzione di una riserva. Ma la costa di Porto Cesareo è anche conosciuta per le bellissime spiagge e i cordoni dunali, alcuni scampati all'abusivismo edilizio. E questo importante ecosistema, in particolare le dune, che funge da barriera per la vegetazione, per gli habitat retrostanti dall'area solomarino. È un concentrato di biodiversità, è una vegetazione molto, molto fitta. La duna è un habitat molto tutelato anche da direttive comunitarie. Dove siamo noi, infatti, oltre a essere area marina protetta in mare, è riserva naturale regionale Palude del Conte e Duna Costiera, la cui gestione è affidata al Comune di Porto Cesareo. Quindi in questo posto ci sono tutte e tre le forme di protezione possibili in Italia: un parco nazionale in mare, un parco regionale a terra e un sito di interesse comunitario. E in località Torre Castiglione in particolare poi troviamo un sito geologico molto importante, che sono le cosiddette spunulate, e sono delle realtà carsiche talmente rare che non trovano traduzione in italiano. È qualcosa di simile a una dolina da crollo, ma è ancora più particolare. Quindi queste cavità, queste grotte sotterranee molto larghe e basse, e non reggono più il peso della volta e crolla, sprofonda, come si dice in dialetto spunna, da lì poi il termine spunulare. E questi specchi acque poi, che si formano dalla mescolanza dell'acqua salata proveniente dal mare e dall'acqua dolce proveniente dal sottosuolo, danno origine a degli habitat molto interessanti. La costa è anche conosciuta per le famose torri costiere, e in particolare nell'area marina protetta rientrano 7 torri costiere, costruite tutte intorno al 1500 per difendere la costa, avvistare le minacce provenienti dal mare. In passato quindi queste dune maestose che caratterizzavano il tratto di costa qui del Porto Cesareo fungevano da barriera anche per il naturale deflusso dell'acqua piovana, dell'acqua delle piogge al mare. Si formavano quindi dei bacini retrodunari, degli habitat molto importanti, ma che fino a un recente passato venivano viste come qualcosa di malsano. Quindi l'intento, l'interesse era quello di bonificarli.
Porto Cesareo è anche una delle più grosse marinerie d'Italia della piccola pesca artigianale, di quella pesca sostenibile, l'unica forma di pesca professionale che può essere esercitata all'interno di un'area protetta. Questo rende Porto Cesareo ancora più unico perché le aree marine protette, in particolare l'area marina protetta Porto Cesareo, non ha solo il compito di tutelare l'ambiente, ma anche quello di conservare, di mantenere viva una tradizione, quella del marina legata alla vita del mare, del pescatore, dei numerosi racconti che non sono scritti, ma e quindi è anche compito nostro poterli conoscere, preservare e diffondere sia nel tempo che nei luoghi. Negli ultimi decenni l'attività della pesca, della piccola pesca artigianale, ha visto un decrescere sia in guadagni sia in persone, quindi in giovani che intraprendevano questa strada. Quindi rimanendo ancora oggi comunque una delle più grandi flotte, ha subito comunque delle forti riduzioni. Porto Cesareo, località Torre Lapillo, il nostro è il ristorante L'Angolo di Beppe, che è nato nel 1978. Poi abbiamo proseguito nel tempo e ancora oggi diciamo siamo diventati storici. Nel tempo siamo anche diventati albergatori, ma la nostra forza maggiore è espressa sempre nella ristorazione. Nel 2005 c'è stata la ristrutturazione, la nuova dimensione. Abbiamo ristrutturato il locale, il vecchio locale era un po' il frutto delle nostre prime iniziative, mentre adesso è frutto di un'architettura dove l'abbiamo con coraggio rinnovato per i nostri clienti anche più giovani, si può dire. Oggi abbiamo preparato dei ravioli di pesce riguardo il nostro ripieno di un pesce molto prelibato che è l'orata, e viene fatta questa farcitura. Il glassato è con pomodorini e gamberi e un'essenza di curry e semi di papavero. Questo è il nostro primo piatto. Il nostro secondo piatto oggi è un branzino dello Ionio con una glassatura di una salsina ricavata da succo di arancio, vino bianco e un goccio di brandy. Il procedimento invece viene fatto sfilettato il branzino, infarinato e glassato sempre con olio di oliva, bagnato con vino bianco e brandy e alla fine si bucce d'arancio e succo d'arancio. Viene tirata la glassatura abbastanza fluida e servire a tavola. Siamo appena sbarcati sull'Isola Grande, meglio nota come Isola dei Conigli. E questo scoglio affiorante in un mare di sabbia, che è una delle principali caratteristiche anche paesaggistiche e geomorfologiche di Porto Cesareo, perché questo sistema di isolotti che si sviluppa parallelamente alla linea di costa è molto interessante, tant'è che l'Isola dei Conigli, oltre a essere
un unicum da un punto di vista botanico e paesaggistico e anche un'importante risorsa economica per il centro abitato di Porto Cesareo, perché è un importante spunto per le escursioni, le visite guidate. Qui vengono tutto l'anno decine di migliaia sia di turisti ma di scolaresche per passare una giornata sul mare istruttiva, conoscere quelle che sono le emergenze ambientali e storico-culturali di questo abitato. L'isola dei Conigli deve il suo nome a un antico allevamento che qui negli anni in passato venivano liberati dai conigli per la riproduzione e poi gli abitanti raggiungevano l'isola quando avevano bisogno di carne. Infatti i conigli non nuotano, quindi non scappavano dall'isola. Lo scoglio che separa l'isola grande dalla terraferma, lo scoglio del Moius, è stato lì trovata l'unica stazione dell'Iris, l'Iris Revoluta. Quindi una elevata importanza ambientale di questo tratto di territorio. Adesso ci siamo spostati nella baia che si apre a mare aperto dell'isola grande, detta anche Puerto Pignato, cioè Porto delle Pignate, perché qui sia sul fondale, ma basta anche guardarsi intorno sulla linea di spiaggia, è presente una grandissima quantità di cocci di vasellame, di età romana, preromana, repubblicana e tardo medievale. Qui erano presenti lungo la costa, come a Scalo di Furno, delle fornaci dove veniva proprio prodotto questo materiale. L'isola grande, l'isola dei Conigli, fornisce un importante e interessante sito sia dove passare alcune ore al mare in relax, perché siamo a pochissimi metri dal centro abitato, ma qui è tranquillo, non si sente nulla, è sempre poco affollato, ma anche, o forse soprattutto, è molto interessante per le scuole. E dall'isola dei Conigli, Sergio e Salvatore del Taxi Bot vi salutano e vi invitano a venire a visitare questo bellissimo posto. E tre regole base: lasciare solo impronte, raccogliere solo foto, ammazzare solo il tempo. Ok.